Angheria si rivolta contro il pizzo. Per la prima volta dopo anni di angherie, 36 tra commercianti e imprenditori hanno denunciato e raccontato le loro storie. E nella notte a Palermo è scattata un'operazione con 22 ordini di custodia nei confronti di capi e gregari del mandamento che una volta faceva capo a Provenzano. Circa 50 gli episodi estorsivi documentati. Alle elezioni in Turchia il trionfo di Erdogan e il suo partito, l'AKP, conquista la maggioranza assoluta, 316 seggi su 550. Per un soffio conferma la sua presenza in Parlamento il partito filo-curdo con 59 seggi. E proprio in alcune città curde scoppia la protesta, sassi contro la polizia e strade bloccate a Diyarbakir. Larghe aree della Calabria in ginocchio per le piogge torrenziali. Nella Locride le devastazioni maggiori, semi isolate alcune località, Ferruzzano, Bovallino e Siderno. Molti corsi d'acqua esondati hanno reso strade non transitabili, come la statale Ionica. Interrotta anche la linea ferroviaria tirrenica. Danni anche in Sicilia. Allagamenti a Catania e Messina ed Enna. Mari molto mossi, raggiungibili Ustica e le Eolie. Apertura negativa per le borse europee, in scia con le chiusure asiatiche. Piazza Affari cede circa mezzo punto percentuale e in seguito al voto turco si rafforza la lira turca su dollaro ed euro. Carlo Tavecchio di nuovo nella bufera. In un'intervista dello scorso giugno alla testata online Social Life, diffusa dal Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio pronuncia frasi offensive verso ebrei e omosessuali. È un ricatto, si difende Tavecchio. Insorgono arcigay, comunità ebraica e PD che ne chiedono le dimissioni. Disastroso incendio all'alba in una palazzina ad Alimena in provincia di Palermo. Morti due anziani coniugi, il figlio dei due e la moglie invece sono riusciti a fuggire. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal garage dove si trovavano due auto e del legname. Forse un cortocircuito all'origine del rogo.